È giunta la primavera. Come possiamo trascurare la bellezza della natura? Oggi venite con me a fare un salto al Parco Beihai e scopriamo insieme cosa ci riserva la primavera. Il Parco Beihai, un tempo giardino imperiale, è diventato non solo una delle attrattive più celebri di Beijing, ma anche un ideale luogo per gite rilassanti. Guardate i fiori! Ogni anno questo parco incantato attira entusiasti abitanti e visitatori da ogni parte della Cina, attratti dalla sua bellezza primaverile e dalla sua suggestiva atmosfera. Sai che ti dico? Con tutte queste gite di primavera, la città si è proprio rianimata a livello economico. Oltre al bel paesaggio, cibi squisiti, posti da rilassare, il Parco Beihai è anche ricco di storia. Ogni mattone e ogni piastrella sembrano cantare la loro storia. Qui c'è anche un museo di calligrafia. Le iscrizioni sulla pietra attirano i visitatori a fermarsi ad ammirare. Guardate la pagoda bianca, un'antica canzone per bambini cinesi che io stesso cantavo da piccola, riguarda proprio questa bellissima pagoda bianca situata nel parco. Col passare del tempo, la pagoda ha testimoniato il cambiamento della città e ogni arrivo della primavera. E pensi che sia del tutto? Anch'io sperimento l'attraversamento. Guardate il mio vestito, mi assomiglio ad un antico letterato. Ora è opportuno recitare una poesia. Chun feng de yi, ma ti ji, yi ri kan jin, chang an hua. Nonostante non siamo a Chang'an, oggi vorrei ammirare del tutto il paesaggio del Parco Beihai. Allora, concludiamo qui la nostra gita di primavera di oggi. La primavera nel parco di Beihai è molto poetica. È un quadro, è una combinazione perfetta tra storia e moderna.